tratto da Novelle per un anno di Luigi Pirandello, Il Tabernacolo. Coricatosi accanto alla moglie, che già dormiva, voltata verso il lettuccio su cui giacevano insieme i due figliuoli, Spatolino disse prima le consuete orazioni, si intrecciò poi le mani dietro la nuca, strizzò gli occhi e, senza badare a quello che faceva, si mise a fischiettare, come era solito, ogni qualvolta un dubbio o un pensiero lo rodevano dentro. Non era propriamente un fischio, ma uno zufolio sordo piuttosto, a fior di labbra, sempre con la medesima cadenza. A un certo punto la moglie si destò. Ah, ci siamo! Che ti è accaduto? Niente, dormi, buonanotte! Si tirò giù, voltò le spalle alla moglie e si raggricchiò anche lui da fianco per dormire. Ma che dormire? La moglie allora gli allungò un braccio sulla schiena, a pugno chiuso. La smetti! Bada che mi svegli i piccini! Hai ragione, sta zitta! M'addormento! Si sforzò davvero di scacciare dalla mente quel pensiero tormentoso che diventava così, dentro di lui, come sempre, un grillo canterino. Ma quando già credeva d'averlo scacciato, questa volta non aspettò neppure che la moglie gli allungasse un altro pugno più forte del primo. Saltò dal letto, esasperato. «Che fai? Dove vai?» gli domandò quella. E lui: «Mi rivesto, mannaggia! Non posso dormire! Mi metterò a sedere qua davanti la porta, sulla strada! Aria, aria!» «Ma insomma!» riprese la moglie. «Si può sapere che diavolo ti è accaduto?» «Che? Quella canaglia!» proruppe allora Spatolino, sforzandosi di parlare basso. Quel farabutto, quel nemico di Dio! Ma chi? Chi? Ciancarella! Il notaio! Lui mi ha fatto dire che mi vuole domani alla villa. Ebbene? Ma che può volere da me un uomo come quello? Me lo dici? Porco salvo il santo battesimo! Porco e dico poco! Aria, aria! Afferrò così dicendo una seggiola, riaprì la porta, la riaccostò dietro di sé e si pose a sedere sul vicoletto addormentato, con le spalle appoggiate al muro del suo casalino. Un lampione a petrolio, lì presso, sonnecchiava languido, verberando del suo lume giallastro l'acqua putrida d'una pozza, seppure era acqua, giù, tra l'acciottolato qua grobbo, là avvallato, tutto sconnesso e logoro. Dall'interno delle casupole in ombra veniva un tanfo grasso di stalla e, a quando, nel silenzio, lo scalpitare di qualche bestia tormentata dalle mosche. Un gatto, che strisciava lungo il muro, s'arrestò, obliquo, guardingo. Spatolino si mise a guardare in alto, nella striscia di cielo, le stelle che vi fervevano, e, guardando, si recava alla bocca i peli dell'arida barbetta rossiccia. Piccolo di statura, quantunque fin da ragazzo avesse impastato terra e calcina, aveva un che di signorile nell'aspetto. A un tratto, gli occhi chiari rivolti al cielo, gli si riempirono di lacrime. Si scosse sulla seggiola e, asciugandosi il pianto col dorso della mano, mormorò nel silenzio della notte: «Aiutatemi voi, Cristo mio!» Dacché nel paese la consorteria clericale era stata abbattuta e il partito nuovo degli scomunicati aveva invaso i seggi del comune, Spatolino si sentiva come in mezzo ad un campo nemico. Tutti i suoi compagni di lavoro, come tante pecore, s'erano messi dietro ai nuovi caporioni e, stretti ora in corporazione, spadroneggiavano. Con pochi altri operai rimasti fedeli alla Santa Chiesa, Spatolino aveva fondato una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indigenti figli della Madonna Addolorata. Ma la lotta era impari e le beffe dei nemici, e anche degli amici, e la rabbia dell'impotenza avevano fatto perdere a Spatolino il lume degli occhi. S'era intestato come presidente di quella società cattolica e promuovere processioni e luminarie e girandole nella ricorrenza delle feste religiose, osservate prima e favorite dall'antico consiglio comunale, e tra i fischi, gli urli e le risate del partito avversario,
Ci aveva rimesso le spese per San Michele Arcangelo, per San Francesco di Paola, per il Venerdì Santo, per il Corpus Domini e insomma per tutte le feste principali del calendario ecclesiastico. Così il capitaluccio che gli aveva finora permesso di assumere qualche lavoro in appalto si era talmente assottigliato che egli prevedeva non lontano il giorno che da capomastro muratore si sarebbe ridotto a misero giornante. La moglie, già da un pezzo, non aveva più per lui né rispetto né considerazione. S'era messa a provvedere da sé ai suoi bisogni e a quelli dei figliuoli, lavando, cucendo per conto d'altri, facendo ogni sorta di servizi. Come se lui stesse in ozio per piacere. Ma se la corporazione di quei figli di cane assumeva tutti i lavori, che pretendeva la moglie? Che egli rinunziasse alla fede, rinnegasse Dio e andasse a iscriversi al partito di quelli? Ma si sarebbe fatto tagliare le mani piuttosto. L'ozio intanto lo divorava. Gli faceva di giorno in giorno crescere l'orgasmo e il puntiglio e lo inveleniva contro tutti. Ciancarella, il notaio, non aveva mai parteggiato per nessuno, ma era pur notoriamente nemico di Dio. Ne faceva professione, da che non esercitava più quell'altra del notaio. Una volta aveva osato finanche d'aizzare i cani contro un santo sacerdote, Don La Gaipa, che s'era recato da lui per intercedere in favore di alcuni parenti poveri, che morivano addirittura di fame, mentre egli, nella splendida villa che s'era fatto costruire all'uscita del paese, viveva da principe, con la ricchezza accumulata chissà come e accresciuta da tanti anni d'usura. Tutta la notte Spatolino, per fortuna era d'estate, un po' seduto e un po' passeggiando per il vicoletto deserto, meditò su quell'invito misterioso del Ciancarella. Poi, sapendo che questi era solito lasciare il letto per tempo e sentendo che la moglie già s'era levata con l'alba e sfaccendava per casa, pensò ad avviarsi, lasciando lì fuori la seggiola, che era vecchia, e nessuno se la sarebbe presa. La villa del Ciancarella era tutta murata, come una fortezza, e aveva il cancello sullo stradone principale. Il vecchio, che pareva un rospaccio calzato e vestito, oppresso da una cisti enorme sulla nuca che lo obbligava a tenere sempre giù e piegato da un lato il testone raso, vi abitava solo, con un servitore, ma aveva molta gente di campagna ai suoi ordini, armata, e due mastini che incutevano paura solo a vederli. Spatolino suonò la campana. Subito quelle due bestiacce s'avventarono furibonde alle sbarre del cancello e non si quietarono neppure quando il servitore accorse a rincuorare Spatolino, che non voleva entrare. Bisognò che il padrone, il quale prendeva il caffè nel chioschetto d'etera a un lato della villa, in mezzo al giardino, li chiamasse col fischio. Spatolino, bravo, disse il Ciancarella. Siedi lì. E gli indicò uno degli sgabelli di ferro disposti giro giro nel chioschetto. Ma Spatolino rimase in piedi, col cappello roccioso e ingessato tra le mani. Tu sei un indegno figlio, è vero? Sì, signore, e me ne vanto, della Madonna addolorata. Che comandi ha da darmi? Ecco. Disse il Ciancarella. Ma invece di seguitare, si recò la tazza alle labbra e trasse tre sorsi di caffè. Un tabernacolo. E un altro sorso. Come dice? Vorrei costruito da te un tabernacolo. Ancora un sorso. Un tabernacolo? Vossignoria? Sì, sullo stradone, di fronte al cancello. Altro sorso, l'ultimo. Posò la tazza e senza asciugarsi le labbra si levò in piedi. Una goccia di caffè gli scese da un angolo della bocca di tra gli irti peli della barba non rifatta da parecchi giorni. Un tabernacolo, dunque, e non tanto piccolo, perché c'è da entrare una statua grande al vero di Cristo alla colonna. Alle pareti laterali ci voglio allogare due bei quadri grandi, di qua un calvario, di là una deposizione. Insomma, come un camerotto agiato su uno zoccolo alto 1 metro col cancelletto di ferro davanti e la croce su, si intende. Hai capito? Spatolino chinò più volte il capo, con gli occhi chiusi. Poi, riaprendo gli occhi e traendo un sospiro, disse: Ma Vossignoria scherza? È vero? Scherzo? Perché? Ma io credo che Vossignoria voglia scherzare, mi perdoni. Un tabernacolo? Vossignoria? A Lecce Homo? Ciancarella si provò ad alzare un po' il testone raso. Se lo tenne con una mano e rise,
in un suo modo speciale, curiosissimo, come se frignasse per via di quel malanno che gli opprimeva la nuca. E che? Disse. Non ne sono forse degno, secondo te? Ma no, signore, scusi, s'affrettò a negare Spatolino stizzito, infiammandosi. Ma perché dovrebbe, Vostra Signoria, commettere così, senza ragione, un sacrilegio? Ma si lasci pregare e mi perdoni se parlo franco, ma chi vuole gabbare, Vostra Signoria? Dio no, Dio non lo gabba, Dio vede tutto e non si lascia gabbare da Vostra Signoria. Gli uomini, ma vedono anche loro e sanno che Vostra Signoria. Che sanno, imbecille? Gli gridò il vecchio interrompendolo. E tu? Che ne sai di Dio, verme di terra? Quello che t'han detto i preti? Ma Dio, vai, mi metto a ragionare con te adesso. Hai fatto colazione? No, signore. Brutto vizio, caro mio. Dovrei dartela io ora, eh? No, signore, non prendo nulla. Esclamò il Ciancarella con uno sbadiglio. I preti, figliuolo, i preti ti hanno sconcertato il cervello. Vanno predicando, è vero, che io non credo in Dio. Ma sai perché? Perché non do loro da mangiare. Ebbene, sta zitto, ne avranno quando verranno a consacrare il nostro tabernacolo. Voglio che sia una bella festa, Spatolino. Perché mi guardi così? Non credi? O vuoi sapere come mi sia venuto in mente? In sogno, figliuolo. Ho avuto un sogno l'altra notte. Ora certo i preti diranno che Dio mi ha toccato il cuore. Dicano pure, non me ne importa nulla. Dunque, siamo intesi? Parla! Muoviti, sei allocchito! Sì, signore, confessò Spatolino aprendo le braccia. Ciancarella questa volta si prese la testa con tutte e due le mani per ridere a lungo. Bene, poi disse. Tu sai come io tratto. Non voglio impicci di nessun genere. So che sei un bravo operaio e che fai le cose a modo e onestamente. Fa da te tutto, spese e tutto, senza seccarmi. Quando avrai finito, faremo i conti. Il tabernacolo, hai capito come lo voglio, Sì, signore. eh? Quando ti metterai all'opera? E Per me anche domani. quando potrà essere finito? Spatolino stette un po' a pensare. Poi disse, se deve essere così grande, ci vorrà, che ne so, un mese. Sta bene, andiamo ora a vedere insieme il posto. La terra, dall'altra parte dello stradone, apparteneva pure al Ciancarella, che la lasciava incolta, in abbandono. L'aveva acquistata per non avere soggezioni lì davanti alla villa e permetteva che i pecorai vi conducessero le loro greggiuole a pascolare come se fosse terra senza padrone. Per costruirvi il tabernacolo non si doveva dunque chieder licenza a nessuno. Stabilito il posto, proprio dirimpetto al cancello, il vecchio rientrò nella villa e Spatolino, rimasto solo, non la finì più. Poi s'avviò. Cammina e cammina, si ritrovò quasi senza saperlo dinanzi alla porta di Don La Gaipa, che era il suo confessore. Si ricordò, dopo aver bussato, che il prete era da parecchi giorni a letto infermo. Non avrebbe dovuto disturbarlo con quella visita mattutina, ma il caso era grave. Entrò. Fine della prima parte, mi raccomando, state in casa.